sorpresa di oggi è un tubo! Palline? Di palline da tennis. Oh, scusate, devo aver fatto un errorino. Un errore del tubo! La sorpresa di oggi è questo tubo! Ma c'è un altro! E c'è un altro ancora! Io voglio trovare... Qui c'è tutta la collezione delle nuove Barbie Blind Bags. Questa. Questa qui? Ah, tutta rosa, con i capelli mesh. A te quale piace, Nikki? Questa. Io vorrei trovare, Ale, questa qui, capelli neri e bianchi. A me piace questa. Ah, la stessa di Nikki? 5 sono le Barbie di questa nuova collezione Barbie and Blind Bag del Color Reveal, ovvero utilizzeremo l'acqua per scoprire qual è la bambola all'interno. Poi con la spugnetta cambierà anche look. Sia i capelli che il make up. E poi ci saranno degli accessori. A sorpresa, scarpe, parrucca e gonna. Ed è la serie 1. Sono già curioso per la serie 2. Ma prima facciamo il giro di tubi! Vedo dei piedi rosa? Sì, anche i tuoi sono rosa. Anche i tuoi sono rosa. Tutte rosa. Abbiamo trovato tutti questi. Dici magari. In realtà vedrete che è molto misterioso. Nicola non ci folla, ma grandissimo, tira giù tutta la zip. Fermati, zippa. E cosa succede? Ma è tutta rosa. Come va? Anche la mia è tutta rosa. È super rosa. Hai visto, Mati? Perché sono tutte completamente misteriose. Apriamo. Sì, vai, apriamo i tappi. Più. Svitate, ragazzi. Nicola l'ha già tirata fuori ed è completamente rosa. Forse ho trovato quella che piace a me. Tu dici? Io non riesco a capire. Un po' di azzurro. Anche Matilde, Ale, manchi solo tu, forza. Bisogna tenere questi tuboni. Sono fondamentali. Poi ci sono anche le blind bag, ragazzi, col punto di domanda. Qua non ci va l'acqua. Ho capito. Si mette l'acqua e poi si mette la base. Esatto. E c'è anche il livello dell'acqua segnato, Massimo. Non si può sbagliare. Via, il booklet. Matte, è già partita. Quelle sono le istruzioni. Quelle sono le istruzioni. E questo è il booklet. Eccolo. Voilà. Tutte le 5 Barbie che si possono trovare. Gli artwork sono sempre bellissimi. Ovviamente le possiamo segnare per fare tutta la collezione. Come diceva Nicolò, riempiamo il barattolone di acqua caldina. La Barbie si svelerà. Poi apriremo gli accessori. Troveremo una spugnetta rosa. Le faremo cambiare colore ai capelli e al make up. Lo facciamo? Vado a prendere l'acqua. Vai. Ma che super linguaccio. Ecco l'acqua calda, Ale. Grazie. Versiamo l'acqua. Vedete, da questa parte lì si vede la goccia. Quindi il livello deve arrivare fino a lì. È tantissima. Devo prendere un'altra brocca. E altre due. Brocca numero 2. Riempiamo. Mentre Barbie è in attesa di essere svelata. E tubo numero 3. Lo riempiamo. Una brocca a testa. Sono tutte rosa e sono dipinte benissimo. Non lascia niente sulle mani. Fammi sentire. È vero. Ma io ho visto. Sì. Hanno i capelli diversi. Hanno i capelli diversi, ho notato anch'io adesso, guarda dietro. È vero, quindi nessun doppione. Vi faccio notare che comunque, anche se sono dipinte, sì, sono comunque giocabili. È vero, sono articolate. Sì. E cosa dicono, sì o no? Sono sì. No. No? Come fanno a dire sì? Sì. Così, non ho più lungo. Non vai per l'ora. Non vedi l'ora, Matti? Iniziamo dai piedini. Che succede? Scuotete un pochino. Colora, wow! Si colora l'acqua! Guardate, i piedini sono già puliti! Ma sembra una magia! Tira sui piedini. Sopra, Sì, si vedono! Oh, vediamo la gambetta! Che bello questo rosa! Ti piace, Matti, questo rosa tutto fumé? Si posso trovato il mio unicorno! Dai, incredibile! Ale, ma Matti è sempre fortunella? Ma come fa? Deve raccontarci il suo segreto! Poi Barbie entra e fa il bagnetto completo! Il bello che questo rosa... Sì, è proprio lei allora, Nikki! Il rosa oscura tutto, quindi quando la tirate fuori scoprite chi è! Allora, Nicolò, hai trovato proprio quella con i capelli che ti piacevano? Tu, Ale, fammi vedere. Io ho trovato quella con i capelli rossi, secondo me. Guarda il body. Ah, c'è un gattino. Ed è proprio lei, sì. E Matilde, vediamo. Potrebbe essere questa. L'unicorno. Sì, allora è proprio lei. Ho trovato l'unicorno. Sì, è proprio l'unicorno. Quindi, unicorno. Gattino. Gattino. Dov'è, Ale? Qua. Miau. E di qua cosa abbiamo? Lama. Eccolo il lama. Faccio il bagnino e ti porto l'asciugamano, Nikki. E io. Arriva, Ale, fammi vedere la tua Barbie. Eccola qui. Ma questo rosa che si ottiene è bellissimo. Sembra frullato alla fragola. Io non lo bevo. No. Ah sì, tu Barbie puoi. Chiudiamo e conserviamo. Custodiamo per sempre. Scherzo, il liquido rosa. Beh, però scusate, un po' di somiglianza c'era, giusto? Anche okay. Asciughiamo per bene. Quindi
Ah, le noto una certa somiglianza con le LOL, cosa dici? Ah, vaga vaga. Anche i sacchettini. Al momento queste Barbie sono uscite in America, ma a breve credo usciranno anche da noi. L'esperienza dell'unboxing è super. Però, se confrontiamo queste Barbie a una classica Barbie, lì dentro ci sarà la parrucca, sì. Notiamo differenza sia nell'espressione del volto, senz'altro più dolce, e anche nella plastica più morbida. La gonna? Allora siamo proprio pronti per aprire. Ma c'è la parrucca. Ma no, non si mette così, Mati. Cominciamo dalla spugnetta che secondo me c'è qua dentro. E questi sacchettini morbidini. E non è una spugnetta qualunque. È rosa e mi è scappata. E cuoriciosa. Tiriamo bene, bella bambina. Acqua calda. E acqua fredda. Ding. Immergiamo la spugnetta, come sta facendo Nicolò, nell'acqua fredda. Strizzatela un po'. Per bene. E poi applicatela. Ai capelli di Barbie! Guarda, Mati! Guarda! Sì, quelli hanno delle mesh azzurre! Le mie fucsia! Aspetta, vengo a vedere. Ah, ma quindi sono tutte diverse! Sì, sì. Wow! Tutte sono applicate sulla parte davanti frontale. Faccia! Oh, wow! E adesso? Nicola ha già fatto la faccia! Guardate il make-up! È come se si fosse accesa! Il rossetto! Vediamo. No! Prima era pallida! Anche l'ombretto! No, vabbè, ma gli occhi si accendono proprio! Ta-da! Col caldo sparisce tutto. Vediamo, i capelli tornano rosa. E io che sono impaziente. No. Sapete cosa ha fatto? Tuffati! Istantaneo! E poi? Vediamo. Wow! Beh, va detto che è un ottimo cambio colore, è veloce e preciso. Tuffo tipo! Tutte nel freddo, adesso ragazze, tutte nel caldo! Via! Sono tutte di uno nel caldo! Sì, via! Tutte di uno nel caldo! Sì! Due nel freddo e una nel caldo! Ah, ma è complicatissimo! Adesso? 4 nel freddo e 5 nel caldo. Ma non ce n'è! Va detto che siamo stati molto, molto fortunati, perché la collezione è fatta da solo 5 dolls e sono un po' pochine perché rischiate di trovare dei doppioni e ne abbiamo trovate tutte e tre diverse. Chi vuole uno di questi? Mati, ma che asciugamano hai preso? È per tutti. Va bene per tutte. Ok, asciugatevi ragazze. Io mi asciugo. Ma non così. Quella di Nicolò vuole mettere la parrucca, non sta più nella pelle. Cosa ci sarà lì dentro, Mati? La parrucca è una. Non c'è l'apertura agevolata. No. Oh, bisogna distruggere. E tre. Ecco la parrucca. Wow. Che bei riflessi. Questa qua. Sì. La mamma ha trovato questa. Nicolò, confermiamo. È strepitosa, azzurra viola. È proprio lei, Mati. Guardate che cambio di look. Fai vedere. Incredibile, sembra un'altra Barbie. Bella. Pettinala un po', povera, è tutta rubata. Poi il bello è che le possiamo anche scambiare. Quindi, se ne avete più di una e le collezionate, potete mettere parrucca su parrucca. Girale, che sono molto curioso. Ta-dan. Ecco, Barbie unicorno. Capelli multicolore. Sono pettinabili, Mati. Perfetto, si intonano perfettamente col suo look. Dimmi, Nicky. Togli i capelli. Istantaneo. Prestami i capelli. Guarda che bene che mi stanno anche questi. Sono tutte bellissime. Molto belle. Vediamo, Nicky. Belle, sono molto compatibili. Sì. Ti fa ridere, Mati. Giro, giro. Devo dire che, vediamo il frontale, Ale. Sì, sono abbastanza compatibili. Si nota un po' lo scalino, soprattutto in questa qua. Ma in questa funzionano abbastanza bene. Ragazze, posso provare anch'io la parrucca? È certo. Il bello di avere i capelli corti. Vai. Come sto? Bene. Siamo di Ken. Sono molto ciuffettoso. Ciao, Mati. Posso provare quell'arancione? Certo. Grazie. Oh, che bene che sto, vero Mati? Vedi da vedere che bella che sto. È arrivato un altro Ken. Quello con la barba? Sì. Barba e capelli. Vediamo come sta. Guarda che look. Wow. Che ciuffi. Sono incredibili. Ma dov'è la mia parrucca? Sono io. Ah, stai provando su una Barbie? Sì. Questa è Barbie Crayola, ragazzi. Funziona. Vi dirò, un po' leonessa, però funziona. C'è un ballo in corso, Ale. Sì. Ma sai chi vorrebbe partecipare? Chi? Ken Tritone, proprio lui. Perché la parrucca può partecipare, te la metto io. Vediamo come sta. E che hanno questi ciuffi. Sì, esatto. Incredibile. Avete visto? Si intona anche con la mia coda, le mie stelline. Posso questo ballo? Grazie. Ma c'è stato. Sì. No. Ken è stato...
letteralmente ho lanciato. Apriamo le gonne. Una e due. Eccola. Tinta con i capelli. Sì, fiocchetti. E Nicolò, la tua cosa? Fiorellini. Mentre la tua Mati? Un sacco di stelline. Si vede che a te va unicorno. Infiliamola. Anche le gonne ovviamente si possono cambiare. E quindi possiamo fare mix e match. Hai i puale, ma anche i fiocchetti. Sì. Bella, mi piace. Manca qualcosa. Mancano le scarpe a tutte e tre. Ed è l'ultimo sacchettino. Qua escono delle scarpe col tacco super fucsia. Qua arancioni. Ma sono neon, molto bello il colore. Sì. Super sneaker e tu Mati? Argente con il tacco tipo stivaletto, molto carine. Ovviamente anche le scarpine si possono scambiare e possiamo fare giochi di colore tra una Barbie e l'altra. Sono bellissime. Sì, hanno anche i lacci e la punta appunto. Siamo pronte. E l'outfit è completato dalla gonna su fino ai capelli. Ed è arrivato il difficilissimo momento di scegliere la preferita del giorno. C'è questo, più questo, più quello, più questo, più questo, più questo. Tutto per Nicolò. Per te Mati? Questo. Immaginavo. Ale, quale ti è piaciuta di più? Allora, questa, mi piacciono questa. Tanto sia il lama che l'unicorno, Sono molto carine. A me piace il lama per i capelli. Fateci sapere, ragazzi, la vostra preferita nel sondaggino e qua sotto nei commenti. Io sono molto, cosa succede? Curioso della serie 2 che arriverà. Se da un lato le parrucche fanno effetto un po' leonessa, dall'altro il bello è quello di poterle scambiare. Sono molto molto giocherellone. Anche se i dettagli non sono proprio quelli di una Barbie. Non hanno la stessa precisione nel trucco, nelle plastiche, nel parrucco. Dove sei? E se questo video, ragazzi, vi è piaciuto, mettete un pollicione! Iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video. E scaricate l'applicazione GBR per non perdervi le notifiche. Saprete così quando uscirà un nuovo video GBR. Ciao!